Nintendo ha ufficialmente parlato per la prima volta del successore di Nintendo Switch. Non era mai capitato che Nintendo ne parlasse o lo menzionasse ufficialmente, tra l'altro con un tweet all'improvviso. In quest'ultimo è scritto quanto segue. Qui è Furukawa che vi parla, presidente di Nintendo. Faremo un annuncio per il successore di Nintendo Switch durante quest'anno fiscale. Sono passati oltre 9 anni da quando annunciammo l'esistenza di Nintendo Switch nel marzo 2015. Ci sarà un Nintendo Direct questo giugno, dove parleremo della lineup per il resto dell'anno di Nintendo Switch. Ma per favore siate a conoscenza del fatto che non ci sarà nessuna menzione del successore di Nintendo Switch durante questa presentazione. Ho dovuto controllare 3 volte che fosse il profilo ufficiale di Nintendo e non uno di quelli a caso col verificato a pagamento. È un annuncio troppo imprevisto e che nessuno si aspettava oggi. Cioè, uno si aspetta una sorta di show, una sorta di, build up. E invece hanno droppato così l'informazione a caso. Facciamo però un attimo di chiarezza, dato che è facile cadere in confusione, dato che Nintendo Switch ha raccolto tantissimi nuovi videogiocatori. E alcuni, per esempio, sono un po' più casual rispetto ad altri. Non che ci sia qualcosa di sbagliato. L'anno fiscale è un periodo che va da marzo di un anno a marzo dell'anno dopo. Quindi in questo caso si sta parlando di un periodo che va da questo marzo 2024 già passato a marzo 2025. Parliamo quindi di un periodo che finisce intorno all'inizio della primavera. Hanno tra l'altro parlato dell'annuncio della console e non della console stessa. Di conseguenza, ipoteticamente, la console potrebbe arrivare anche più tardi, magari nel 2026, anche se personalmente lo vedo molto improbabile e in questo video speculiamo un po' sull'argomento. Secondo me l'annuncio potrebbe arrivare tranquillamente durante il corso di quest'anno, con un rilascio della console a livello mondiale intorno a marzo o aprile 2025. Nintendo Switch è ormai arrivata al limite, anche i titoli first party spesso laggano o non ce la fanno più. Un chiaro esempio è Princess Peach tra i titoli più recenti. Facciamo per un passo indietro e un attimo di speculazione. Non sappiamo ancora il nome di questa console, che per comodità solitamente chiamiamo Nintendo Switch 2, ma non sappiamo soprattutto se Nintendo vorrà rivoluzionare ancora una volta il mercato del gaming come solita fare, o se semplicemente stia prendendo la stessa strada di Xbox e PlayStation andandosi a specializzare su una determinata console e migliorarla poco per volta, evolvendo quindi lo stesso concetto man mano che si va avanti. Ma penso che sia sicuro supporre comunque in tutto questo, vista la storia passata di Nintendo e i numerosi leaks e rumor, che questa console sarà con una buona probabilità retrocompatibile. Numerosi sviluppatori ne hanno parlato per vie traverse, dopo eventi a porte chiuse e non. E penso che sia anche la scelta più saggia per Nintendo, vista l'enorme libreria di Nintendo Switch. Un po' come è successo per 3DS e DS. Infatti 3DS, a mio parere, è una delle console migliori di sempre. Guardando quindi la storia di Nintendo, è facile vedere come molte console permettevano di giocare ai titoli precedenti. Il Game Boy Advance col Game Boy Color, il DS col Game Boy Advance, il 3DS appena menzionato col DS, e per concludere Wii U con Wii. Perché vi sto facendo notare questo? Per il semplice fatto che le console Nintendo solitamente, magari Nintendo cambierà tutto, vanno a coppie e che di conseguenza hanno delle sorta di catene. Difficilmente quindi, se Nintendo seguirà questa sua abitudine, vedremo una console troppo diversa da quella che è attualmente Nintendo Switch. Ed è per questo che rimango sempre un po' perplesso quando sento i nuovi rumors tipo Joy-Cons magnetici oppure uno schermo enorme con tantissimi pollici. Nintendo è tra l'altro conosciuta per rendere spesso usabili le sue vecchie periferiche sulle nuove, come per esempio i controller tra Wii U e Wii. Per capire cosa farà Nintendo quindi bisogna focalizzarsi in realtà su cos'è Nintendo Switch, su cosa offre. Switch è conosciuta per essere la console ibrida che ti permette di giocare dove vuoi e con chi vuoi, di giocare in multiplayer scambiandoti Joy-Cons. Ecco, se vogliono approfondire questo concetto con la nuova console, è molto probabile che la console rimarrà estremamente simile. E che probabilmente addirittura i vecchi Joy-Cons potrebbero addirittura essere usabili sulla nuova, ma c'è anche la probabilità che questi Joy-Cons attuali possano essere utilizzati sulla nuova console soltanto tramite Bluetooth. Di conseguenza abbiamo queste due strade da analizzare. Avremo sicuramente tempo di farlo però in altri video. Una cosa però che mi aspetto da questa nuova console che arriverà è sicuramente che vada a approfondire tutte queste tematiche di Nintendo Switch e il poter giocare dove vuoi e con chi vuoi. E che soprattutto mettano i temi. Perché nel 2025, se dovesse uscire l'anno prossimo, io mi aspetto una console con i temi. Parliamo però dell'altro annuncio perché è stato completamente eclissato da questa prima parte. Ci sarà un Nintendo Direct a giugno. Scontato, indubbiamente sì, perché già lo sappiamo, Nintendo fa il Nintendo Direct a giugno. Cosa aspettarci da questa diretta? Tecnicamente ormai Nintendo Switch ha già dato tutto quello che poteva darci. Una valanga di indie, una valanga di first party, all'appello mancherebbe giusto Metroid Prime 4. Mario Kart 9 difficilmente lo vedremo perché secondo me potrebbe essere un ottimo titolo di lancio per la prossima console. Killer Application, che ormai ha venduto una cosa tipo 60-70 milioni di copie. Praticamente una persona su due che ha Nintendo Switch possiede anche Mario Kart, per farvi capire quanto è andato bene. Probabilmente questo sarà l'anno semplicemente dei porting e dei remake. Già ne abbiamo avuto un assaggio col titolo che tra l'altro sta per uscire, ovvero Paper Mario il portale millenario. Ne abbiamo un altro assaggio il mese successivo con Luigi's Mansion 2. E quest'anno, dato che tecnicamente Mario nuovo è già uscito da pochissimo con Mario Wonder, vedremo soltanto qualche porting o remake, molto probabile anche per la saga di Zelda. Una collezione ipoteticamente non mi farebbe schifo. Abbiamo giusto Pokémon Legend
ZA tra i titoli grossi in uscita nel breve periodo, tra quelli annunciati e sicuri. Cosa ne pensate comunque di questo annuncio? Fatemelo sapere nei box dei commenti. Vi aspetto il prima possibile per parlare di cosa aspettarsi da Switch 2, se sarà Switch 2.